Eccoci tornati sulle fonti TV, le fonti Instant Focus. Un approfondimento che sarà davvero molto completo. Cercheremo di analizzare gli elementi che stanno incidendo sui mercati, che stanno anche un po' destabilizzando i mercati e che per certi versi li stanno anche un po' rendendo confident rispetto a quello che potrebbe succedere. Allora, intanto i mercati aspettano la Fed, quelli che sono i possibili scenari. Questa sera la conferenza stampa di Jerome Powell che aprirà ancora più porte rispetto a quelle che saranno le mosse della Banca Centrale Americana. Rialzo dei tassi di interesse, capiremo quanti saranno, di che entità e soprattutto se alla luce del conflitto Russia e Ucraina in qualche modo si farà qualche passo indietro o comunque se si rallenterà questa corsa proprio nel cambio di politica monetaria. Allora, intanto fatemi salutare Andrea Ropa, giornalista del quotidiano nazionale Economia e Lavoro, che ragionerà con me su un po' di temi. Grazie Andrea per essere con noi. Buongiorno, grazie dell'invito. Buongiorno. Allora, tra poco torniamo sulla Fed. Prima volevo mostrare i dati sull'inflazione italiana, perché poi di inflazione si parlerà anche stasera con la Fed, naturalmente per quanto riguarda l'inflazione americana che è più alta. L'inflazione italiana però su base annuale, vi voglio far vedere, l'indice dei prezzi al consumo è al 5,7%. Partivamo da un 4,8%, in realtà era già stato previsto un aumento al 5,7%, le proiezioni parlavano di appunto di questa percentuale e infatti si allinea al consensus come vedete. Per quanto riguarda l'indice dei prezzi al consumo su base mensile abbiamo uno 0,9, partivamo da un 1,6 e siamo anche qui allineati al consensus che si era fermato allo 0,9. L'indice dei prezzi al consumo italiano esclusi tabacchi 5,6 rispetto al 4,7 precedente. Poi abbiamo anche l'indice armonizzato dei prezzi al consumo 0,8 su base mensile e 6,2 su base annuale. Allora, Andrea, ti chiedo un commento su questo, con l'inflazione che ovviamente fa paura perché i prezzi salgono, e poi passiamo alla Fed. Un tuo commento rispetto a quelle che sono le attese, cosa ti attendi? Insomma, e secondo te i mercati cosa si stanno attendendo e cosa hanno già scontato eventualmente? Allora, andiamo per gradi. Per quello che riguarda l'inflazione, pur essendo dati assolutamente confermati, nel senso che ci aspettavamo questa ulteriore recrudescenza del caro vita, sono comunque dati preoccupanti, soprattutto perché si inseriscono in un trend che già era in ascesa, sia chiaro, da prima dell'inizio di questa crisi russo-ucraina di fine febbraio, e si confermano su valori assolutamente alti, perché 5,7% significa un'erosione importante del potere d'acquisto dei lavoratori, quindi questi sono sicuramente dati preoccupanti, che però ricalcano in qualche modo un trend già presente. Per quello che invece riguarda la Fed, questa sera è sicuramente un appuntamento particolarmente importante, perché già in atto da tempo un cambio della politica monetaria sia su tutte e due le sponde dell'Atlantico, sia per quello che riguarda la BCE sia per quello che riguarda soprattutto la Fed, nella direzione di un progressivo aumento dei saggi di interesse. Già da tempo Powell aveva annunciato un aumento dei saggi di interesse di 50 punti base a marzo, di 50 punti base ulteriori a maggio. Vedremo se questa sera questo tipo di mosse verranno confermate, cioè questa sera avremo la conferma del fatto che in qualche modo le tensioni della guerra russo-ucraina incidano di più o di meno rispetto a una politica monetaria che comunque in qualche modo era già stata abbozzata da un po' di tempo. Questo è evidente, darà un segnale molto importante ai mercati, che infatti attendono fino a questo momento confidenti, con molta fiducia, nel senso che questa mattina i mercati europei hanno aperto molto ben intonati, certo, sulla scia di una seduta positiva anche da parte delle borse asiatiche, quindi diciamo Le borse cinesi oggi hanno rimbalzato enormemente, insomma, no? Dopo il tonfo di ieri peraltro, quindi insomma ancora più recupero. Certamente, devo dire
che una parte di questi risultati delle ultime sedute, soprattutto dell'ultima, scontano un attimo quell'aria nuova che pare si stia che pare sia entrata dalla finestra per quello che riguarda i rapporti fra gli Stati Uniti e la Cina. Gli Stati Uniti si stanno decisamente avvicinando alla Cina, sia in funzione di un eventuale importante ruolo della Cina nei confronti dell'alleato russo per quello che riguarda le tensioni e la guerra con l'Ucraina, sia soprattutto per quello che riguarda le trattative che sono in corso circa la definizione di regole nuove sulle società cinesi quotate nei mercati americani, a Wall Street, e queste trattative stanno facendo decisi passi avanti, quindi c'è un'area positiva nei rapporti fra Cina e Stati Uniti che potrebbe in qualche modo portare dei risultati positivi sui mercati e auspicabilmente anche evidentemente sullo scenario politico, politico internazionale, nella fattispecie per quello che riguarda la crisi russo-ucraina, che è quella che sta più di tutti preoccupando, più di tutti gli altri casi preoccupando. Vabbè, certo, anche perché poi oltretutto, a parte che preoccupa chiaramente per questioni umanitarie, ma poi anche per le continue sanzioni che l'Europa sta imponendo alla Russia. La Russia adesso è completamente isolata, si parla già di una profonda recessione per il paese, chiaramente anche il popolo russo è penalizzato, sarà una lunga coda anche, no? Quella che seguirà a un momento complicato come questo, ma in generale poi ci sono tutti anche i riflessi e risvolti sugli altri paesi, in primis sull'Europa, insomma su quello che potrà cambiare anche nei rapporti commerciali, e quindi automaticamente, Andrea, al di là degli effetti che spero saranno limitati e controllati, ma ci sarà un cambio di passo, quindi automaticamente ci sarà un momento di destabilizzazione. Questo mi sembra abbastanza ovvio a oggi, giusto? Guarda, un elemento di destabilizzazione è già evidentemente in atto, perché comunque dopo 2 anni di pandemia stavamo godendo di una ripresa in qualche modo forte e vigorosa, e quindi questa crisi internazionale proprio non ci voleva, soprattutto per quello che riguarda i paesi dell'Europa occidentale, in maniera particolare per quello che riguarda l'Italia, che dopo molti decenni abbandona il ruolo di fanalino di coda dell'economia europea e stava crescendo in maniera vigorosa. Ecco, questo era proprio ciò che non ci voleva. Bisogna vedere se a questo punto questa crisi verrà ulteriormente prolungata, oppure se in qualche modo questa crisi, come qualche piccolo segnale di apertura positivo ieri da parte di Zelensky e questa mattina da parte del ministro degli esteri russo Lavrov, questi buoni segnali possono in qualche modo tramutarsi in buone notizie che immediatamente si riverbererebbero sui mercati. Evidentemente non dimentichiamo che oggi c'è, per quello che riguarda la Russia di cui parlavamo prima, un test estremamente importante che potrebbe portare o non portare al default in qualche modo annunciato, replicando ciò che è già successo nel 1998. Proprio oggi sono in pagamento i Kaufbund sugli interessi di due bond sovrani con scadenza 2023-2043, si tratta di 117 milioni di dollari che se verranno ripagati in rubli, come da minaccia del presidente Putin, praticamente porterebbero la Russia al default. Si tratterebbe del secondo default dal 1998 ad oggi, e in queste situazioni sarebbe sicuramente un pessimo segnale per i mercati. Quello che mi lascia speranzoso è che la cifra 117 milioni di dollari non è eccessiva, è una cifra piuttosto bassa, e quindi io credo che i russi possano serenamente pagarla nella valuta originaria, cioè il dollaro, ed evitare questo, almeno per il momento, questo. Incassano 800 milioni di dollari al giorno solo per la vendita del gas, quindi per loro si tratta di poco più che piccoli, insomma.
Ecco, quello che, a cui faceva riferimento Andrea, lo abbiamo visto anche poco fa, è la notizia che sta un po' comparendo, cioè rispetto a quelli che sono, i negoziati, da Mosca si dice Kiev è disponibile a essere neutrale, Zelensky parla di negoziati più realistici. Praticamente, il capo negoziatore russo ha avvertito l'Ucraina sarebbe appunto disponibile a diventare come la Svizzera o l'Austria, cioè con un proprio esercito. E il premier ucraino dice c'è sicuramente uno spazio per i compromessi. Cioè, la prima volta forse, Andrea, è quello che dicevi tu, no? Che ti fa essere anche speranzoso sia per la cifra che deve pagare la Russia, ma anche per le notizie che arrivano. È la prima volta che si sente dire ma forse i compromessi sono un attimino più vicini. Ecco, per ora non avevamo ancora avuto queste rassicurazioni, anche se poi purtroppo i bombardamenti continuano e quindi le persone continuano a scappare, le persone continuano a morire. Questo, con tutto questo, sono passati più di 20 giorni, faremo i conti a prescindere. Poi è chiaro che più dura e più gli effetti saranno complicati, però Però insomma, diciamo che questa mattina siamo leggermente più ottimisti, insomma, rispetto a ieri, sì. per esempio. Ecco, questo lo possiamo sicuramente dire perché ci sono un paio di notizie riscontrabili da entrambe, diciamo così, le due sponde che ci portano un pizzico, un briciolo di ottimismo, ecco, No, no, non di no, no, più, evidentemente. assolutamente, assolutamente, c'è proprio la sensazione, ma anche poi è quello che mi sono sentita anche di dire io in apertura quando ho visto i mercati, no? Comunque con questo rimbalzo importante, evidentemente hanno sentito, no? Maggior ottimismo rispetto al nuovo giorno di negoziati, quello sicuramente, poi speriamo perché poi si deve chiaramente monitorare momento per momento, Andrea, diciamo che lo diciamo sempre perché funge anche un po' di buon auspicio. Allora, sempre facendo un collegamento ma cambiando per un istante argomento e parlando delle nostre tasche. Allora, materie prime, inflazione, problematiche che già ci portavamo appresso prima dell'inizio del conflitto Russia-Ucraina e che adesso ovviamente fanno preoccupare ancora di più con l'allarme materie prime, cioè gas, petrolio, ma non solo, grano, cioè in base anche appunto ai rapporti commerciali che esistono tra l'Europa, la Russia, l'Ucraina e l'Italia ovviamente. A proposito dei prezzi al rialzo che abbiamo notato subito, ci sono quelli contenuti nelle nostre bollette di gas e luce, peraltro già con te ne abbiamo parlato in altri momenti, quando ancora appunto poi non si era aggiunta la preoccupazione della guerra, e il governo sta stringendo sul decreto legge taglia prezzi su bollette carburanti, perché anche il tema della benzina, che causa poi scioperi dei trasportatori, quindi mancanza di trasporto di merci e a cascata poi si riversa sulla mancanza di possibilità di produrre per le imprese o anche di reperire, quindi poi i prezzi salgono le stelle, ma lo sappiamo, ma insomma vale la pena ribadirlo sempre. Appunto, il tentativo del governo è quello di portare questo decreto in Consiglio dei Ministri già questa settimana, quindi per dare il via subito ai tagli, anche se poi ci sono ancora dei nodi da sciogliere, per le risorse finanziarie fondamentalmente da trovare. Si resta per ora, si vuole evitare un nuovo scostamento di bilancio, ma insomma è la strada giusta perché poi ci sono tante questioni che fanno capo a una riduzione, no? Di costi per tutti noi, che però poi il governo deve arginare in qualche altro modo, Andrea. Dunque, la domanda è la strada giusta. È una Sì, delle nel strade senso, giuste, esatto, perché non è sì. sicuramente l'unica. Non è Ok. sicuramente l'unica. Non è che possiamo, come dire, illuderci, di riportare, di spegnere questa fiammata dei costi delle materie prime, soprattutto per quello che riguarda l'energia, con degli interventi spot da parte di un governo. È Sì. chiaro. Certo, è qualcosa di importante. Il governo pare entro venerdì possa mettere a punto questo intervento che riguarda le bollette, nel caso una riduzione in qualche modo dei prezzi e soprattutto una possibilità di rateizzare i pagamenti. Idem per quello che riguarda il costo dei carburanti. Che potrebbe in qualche modo essere prima abbattuto di 15 centesimi il litro per quello che riguarda il gasolio e la benzina, e poi in qualche modo calmierato o quasi bloccato, diciamo, sul modello della Slovenia. Sono interventi importanti che evidentemente dipendono dalla quantità
di risorse che il governo è nelle condizioni di mettere in campo in questo momento, ma è chiaramente è una parte di ciò che si può e si deve fare per quello che riguarda la politica energetica. È ovvio che un intervento coordinato da parte dell'Europa anziché di singoli governi darebbe sicuramente più forza, soprattutto se è un intervento che magari avvenisse direttamente come principali clienti e importatori di questo tipo di materie prime, soprattutto per quello che riguarda l'energia. L'Italia può fare qualcosa, sicuramente il provvedimento che sta varando il governo è un provvedimento assolutamente condivisibile, ma temo sia nelle condizioni di, come dire, di incidere solo molto parzialmente nelle tasche degli italiani, che in questo momento sono particolarmente a rischio. E certo. A causa di questa fiammata dei prezzi delle materie prime, che non riguardano principalmente l'energia, ma poi a caduta riguardano evidentemente anche altre materie prime, riguardano tutte le merci che si muovono su gomma e quindi trasportate con dei mezzi che in qualche modo consumano carburanti fossili, e quindi tutte le filiere sono interessate da profondi scossoni per quello che riguarda i costi. No, ma certo, perché poi insomma lo sappiamo, e soprattutto il mio pubblico lo sa, però non è che solo il rincaro della benzina, che uno dice banalmente vabbè prendo la bicicletta, a parte che non è possibile, ovviamente una battuta giusto per non essere fraintesa, però poi come hai detto tu c'è tutto il trasporto di merci, infatti abbiamo visto insomma le proteste dei trasportatori che minacciano di fermarsi, e poi comunque se costa di più il trasporto costa di più anche la merce che arriva a destinazione, con tutto il rincaro dei prezzi che passa di mano in mano, no? E quindi il prezzo finale, quello che paghiamo noi, figuriamoci come può diventare, insomma, è questa la problematica. Quindi sono d'accordo necessariamente. Peraltro, se tu innesti questo ragionamento giustissimo che stai facendo con i dati che hai dato prima sull'inflazione, capisci che il combinato disposto fra queste due cose significa che, visto che gli stipendi non crescono, gli italiani tendono a impoverirsi, e questo nella sua cruda banalità è qualcosa di importante. Assolutamente, anche il tema, guarda, ne abbiamo parlato degli stipendi, appunto i prezzi salgono, gli stipendi no, peraltro sono fermi da tempo, figuriamoci se possono salire in questo momento. Guarda, ti faccio proprio l'ultimissima domanda, anche se poi non ne parleremo un'altra volta, visto che tra poco si dirà addio al Green Pass, soprattutto in alcuni ambiti. Ecco, questo potrà aiutare un po' l'economia, perché poi sai, molti erano impossibilitati a lavorare, molti non andavano in giro perché non avevano il Green Pass, il turismo era comunque ancora penalizzato anche da questo, non è che sto dicendo che era solo colpa del Green Pass, però chiaramente limitava, no, anche dei passaggi. Potrà leggermente dare un po' di ossigeno il fatto che non ci sarà più l'obbligo del Green Pass in alcuni contesti? Sì, a mio modo di vedere il 31 marzo è un giorno importante, perché finisce anche dal punto di vista formale questa lunga emergenza, e significa anche dal punto di vista psicologico, oltre che formale, mettersi alle spalle quello che è stato un biennio davvero difficile, con limitazioni, con problemi di vario genere. Quindi sicuramente è un segnale positivo che può servire per buttare un po', come dire, di ottimismo all'interno di una situazione economica che negli ultimi mesi è diventata in qualche modo preoccupante. Certo, il superamento dell'emergenza pandemica può dare una mano, soprattutto a certi settori. Adesso siamo praticamente alle porte della primavera, e quindi soprattutto per quello che riguarda il turismo, per quello che riguarda anche altri settori molto forti dell'economia italiana, il fatto che comunque possiamo metterci alle spalle in modo abbastanza ragionato questa emergenza durata 2 anni, una piccola spinta ce la può dare. Se potessimo abbinarla con la risoluzione del problema della tensione internazionale, potremmo riprendere sulla strada della crescita che avevamo intrapreso in maniera molto molto virtuosa prima dello scoppio di questa guerra. Eh certo, eh certo, eh certo. Guerra insensata.
Va bene, Andrea Ropa, grazie. Come sempre abbiamo parlato, siamo riusciti a parlare, dai, a toccare tutti i punti che mi ero comunque fissata nella mente perché volevo parlarne con te. Ti seguiamo sul quotidiano nazionale, come sempre, naturalmente, e ci sentiamo presto sulle fonti TV. Grazie mille. Molto volentieri, grazie, buona giornata a Grazie, tutti i grazie nostri al ascoltatori. collega Andrea Ropa, grazie, grazie davvero per la collaborazione anche con i quotidiani, insomma le testate del nostro paese che seguono quotidianamente come noi tutti gli aspetti dell'economia e non solo, quindi possono dare veramente valore aggiunto alle nostre considerazioni. Grazie ancora Andrea.